Un saluto ai telespettatori e ben trovati all'appuntamento con Incontro con. Oggi abbiamo il piacere di avere Pasquale Ciacciarelli, neoassessore all'urbanistica, politiche abitative, case popolari e politiche del mare. Salve assessore. Salve, buongiorno a tutti. Allora, le chiedo subito ovviamente la prima domanda. Deleghe importanti, partendo dalle politiche sulla casa, in che modo pensa di intervenire sul capitolo alloggi, in particolare quelli dell'ATER? Allora, intanto grazie per la vostra ospitalità e un saluto a tutte le persone che ci stanno ascoltando. È chiaro che ho l'onore e l'onere di rappresentare la Regione Lazio, le province del Lazio, Roma, la nostra provincia di Frosinone nel governo regionale, e di questo ringrazio chiaramente vivamente il Presidente Rocca e chiaramente il mio partito politico, Matteo Salvini, Claudio Turigon e tutte le persone come Nicola Ottaviani ed altri che hanno lavorato affinché questo potesse essere diciamo realtà, anche per non deludere i nostri elettori che hanno espresso con oltre 14.000 preferenze la volontà di mandarmi a governare la Regione Lazio. Sappiamo poi come è andata, che ha creato una serie di problematiche diciamo a livello di seggi, e quindi oggi abbiamo questa grande opportunità, quella di governare il Lazio. Quindi abbiamo da subito iniziato un'azione sinergica tra i componenti della Giunta, abbiamo iniziato a lavorare ed io ho commissionato diciamo un report al direttore generale, ai dirigenti, per congelare e capire com'è la situazione sui vari assessorati che mi sono stati dati da gestire in questa Giunta regionale. Quindi a giorni avremo diciamo anche i dati, perché bisogna poi informare i cittadini da dove noi partiamo e dove vogliamo arrivare, quali sono le nostre intenzioni, e soprattutto cercare di dare dignità ai cittadini del Lazio dopo aver trascorso 10 lunghi anni di grande difficoltà. Ringrazio chiaramente i consiglieri eletti della Lega in Consiglio regionale del Lazio, con i quali si sta portando avanti una sinergica azione per far ripartire il Lazio, ripeto, dopo 10 anni di disastri. Attenendomi a questo che lei sta dicendo e anche a quanto ha dichiarato il Presidente Rocca nella sua relazione che ha presentato in Consiglio regionale, il discorso relativo alle politiche della casa mi sembra di capire che sia un'esigenza primaria della nuova Giunta regionale. Assolutamente sì, anche nel discorso del Presidente Rocca è stato più volte ribadito la volontà di iniziare un'azione seria e sinergica per cercare di dare la possibilità alle persone meno abbienti di poter avere degli alloggi consoni e non i quartieri ghetti. Il Presidente, proprio nella sua relazione in Consiglio regionale, ha ricordato la situazione di Corviale su Roma e tante altre situazioni nel Lazio che hanno purtroppo fatto sì che alcuni quartieri sono stati considerati negli anni quartieri di serie B. Noi questo non lo vogliamo più ripetere, questo errore, anzi vogliamo migliorare la situazione preesistente e avere anche un'altra logica di edilizia residenziale, agevolata e pubblica che sia totalmente diversa rispetto a quello fatto finora. Ecco, restando sul discorso casa, è possibile, assessore, arrivare a un piano adeguato ai cambiamenti avvenuti in questi anni con l'economia circolare edilizia? Siamo obbligati a portare avanti un'azione del genere, perché è chiaro che diciamo si è partiti in questa regione con la rigenerazione urbana, sono ancora troppo pochi comuni che hanno aderito a questa azione, quindi c'è bisogno di fare un report e poi capire in maniera diciamo condivisa con tutti come voler proseguire questa attività per dare la possibilità a tanti abitanti del Lazio che hanno queste tipologie di esigenze. Politiche del territorio e dell'urbanistica del Lazio, da dove si riparte, assessore? Si riparte sicuramente dalla volontà di snellire tutto il pregresso, ci sono migliaia di pratiche appese da anni, dobbiamo cercare di capire come fronteggiare con una azione shock in quell'assessorato, chiaramente dando la possibilità ai dipendenti che hanno lavorato fino ad ora di avere ulteriore supporto logistico e di personale, e soprattutto cercare di
dare la possibilità ai cittadini di contemplare una regione diversa che dia risposte serie, certe e veloci. Sulla rigenerazione urbana, secondo lei, assessore, cosa non ha funzionato e cosa si dovrà rivedere? Sembra una questione burocratica, l'iter è molto farraginoso a mio avviso, quindi c'è bisogno di dare la possibilità ai comuni, ai sindaci, ai tecnici comunali di avere una linea diretta con gli uffici della regione per risolvere questi problemi, per capire quali sono le potenzialità della rigenerazione urbana e soprattutto per cercare di portare a casa un grande risultato in termini di riorganizzazione del tessuto urbano dei nostri comuni. Ecco, riallacciandomi a questo e riferendomi ad un altro passaggio della relazione del Presidente Rocca, il Presidente della Regione ha detto, voglio che la Regione diventi di nuovo la casa dei comuni. Ecco, su questo lei che ne pensa? Ah, su questo penso che sposi appieno il mio modo di fare politica. L'ho dimostrato in questi anni, l'ho dimostrato con l'azione sinergica che io ogni mese ho portato avanti in questi 5 anni di governo Zingaretti dall'opposizione. Cioè, ogni mese io ho convocato tutti gli amministratori della Regione Lazio e Regione per condividere le azioni che loro mettevano in campo e per dare la possibilità di avere un rapporto continuativo con le amministrazioni locali. Quindi su questa traccia mi muoverò anche in questi 5 anni perché ritengo che avere sindaci, amministratori, consiglieri comunali a supporto con il nostro territorio in continua sinergia e sintesi c'è, secondo me, l'unica strada per poter vincere questa grande partita. Ecco, un'altra delega che lei ha avuto importante sono le politiche del mare e le chiedo, sfruttando i chilometri di costa e di litorale che ha la Regione Lazio, come si muoverà su questa direzione e quali saranno le strategie che verranno attuate sull'economia del mare? Questa è una bella sfida, una sfida che ci permetterà di contemplare una gestione del Lazio totalmente diversa, una sfida che ci porterà a, diciamo anche, a dover, allestire un assessorato che non era mai stato dato, che non era mai esistito, ma era sempre nelle mani, delle direzioni e del presidente direttamente. Quindi ad oggi c'è bisogno di iniziare un'azione seria, lo faremo in sinergia con il Ministero. C'è una grande opportunità da sfruttare sulle nostre coste. Abbiamo due province, quella di Roma e quella di Latina, che sono due province molto importanti, fortunate, che hanno centinaia e centinaia di chilometri di coste, e quindi va iniziato un lavoro di studio, di approfondimento e di azione per portare a casa questo grande risultato. Questo permetterà, quel processo che già è stato avviato, ma che è ancora molto lungo, relativo al Lazio Sud, di avvicinare ad esempio le due province, quella di Frosinone e Latina, proprio in una strategia finalizzata anche al commercio attraverso le vie del mare. Ma penso che noi siamo destinati ormai a stare insieme perché diciamo sole contiamo poco, invece tra le due province 1 milione di abitanti significa avere una forza anche dal punto di vista economico, lo abbiamo già fatto con una riforma delle Camere di Commercio, l'unica Camera di Commercio Frosinone Latina, l'ottava d'Italia, significa che con il tessuto imprenditoriale e industriale che c'è tra queste due province si può veramente iniziare a fare squadre e a contare di più. Sono convinto che la provincia di Latina darà la possibilità alla provincia di Frosinone di ulteriori sviluppi economici. In quest'ottica, quanto sarà fondamentale la blue economy? Ma si partirà sicuramente da questo fronte, la blue economy, per poi cercare di ampliare e magari guardare anche ulteriori strategie per portare a casa un risultato, quello dello sviluppo dei territori del Lazio che deve essenzialmente passare da uno sviluppo delle nostre coste ad uno sviluppo delle aree interne della nostra regione. Assessore, le chiedo quest'ultima cosa, limitandola al territorio della provincia di Frosinone. Lei nei giorni scorsi ha dichiarato che la provincia di Frosinone dovrà diventare finalmente locomotiva di investimenti e sviluppi. In che modi e in quali strategie avverrà questo processo di sviluppo? Quali saranno, diciamo, i punti Ma chiave? prima di tutto io penso che con una legge seria, come ha dichiarato ieri il Presidente, di sburocratizzazione della macchina amministrativa, già questo permetterà l'insediamento di nuove aziende anche sul nostro territorio. È chiaro che i comuni vanno supportati anche su queste politiche, perché oggi noi non possiamo più permetterci di lasciare indietro i comuni del Lazio. Quindi la casa dei comuni sarà la Regione Lazio e noi abbiamo l'obbligo, l'onere e l'onore di accompagnare gli amministratori locali e i sindaci, i
vari diciamo, presidenti di province a questo percorso, un percorso virtuoso, un percorso che deve passare dalla ulteriore valorizzazione dei nostri territori, e questo passa soprattutto per una azione sinergica fianco a fianco con le associazioni di categoria, con le associazioni datoriali, con i sindacati, per creare insieme un nuovo modello Lazio. Siamo arrivati alla conclusione della puntata di Incontro Con. Ringrazio l'assessore regionale Pasquale Ciacciarelli e ringrazio i telespettatori che ci hanno seguito.